Linea, questo è stato pubblicato su tutti i giornali d'Italia. Linea erotica dal vivo, no internazionale, uomo o donna non professionisti. Puro piacere, richiesto anonimato, possibilità incontri. D'accordo? Shh, qual è questa? Aspetta. Ecco, un attimo, porco. Questa è erotica. Ciao, hai chiamato la Lampo di Aladino, la linea dei tuoi sogni più caldi. Strofina, strofina, e qualcosa uscirà. Se vuoi parlare con una delle nostre ragazze, di ragazza, dopo il segnale acustico. Se vuoi parlare con un ragazzo, di ragazzo. Ripetere, prego. Ragazzo o ragazza? Bene, vuoi parlare con Antonella, Moira, Flavia o Desiree? Non ho capito. Ripetere, prego. Moira. Stiamo per passare la chiamata alla ragazza dei tuoi desideri. Rimani in attesa. Pronto? Pronto. Tenda, le passo la ragazza. Sì, va bene. Pronto, ciao. Come ti chiami? Ciao, bella. Come stai? Come stai? Come ti chiami? Massimo, tu. Massimo, io mi chiamo Moira. Sì. Quanti anni hai? Cosa? Ah! E non avevo capito! Stai zitta! Non ti chiamavi Moira! Come no? Moira? Sì, ammazza, indovinate, come hai fatto? Brava la mia cioccolata! Come ti chiamavi? Moira! Io dico, questo cilindro è pieno di bellezza, questa volta, avevi ragione, mannaggia, ci siamo giocati! Ma arriviamo alla telefonata erotica, telefono rosso, annuncio anche questo pubblicato in tutta Italia, linea erotica dal vivo, no internazionale, uomo, donna, non professionisti, puro piacere, richiesto anonimato, possibilità incontri, attenzione, eccolo qua, telefono rosso, tact. Da questo momento squillerà da un momento all'altro e questo squillerà sicuramente. Luana, ho bisogno di una donna. Shh. Pronti con la musica. Luana, guarda che farfalla, ma come te sei vestita? Shh. Shh. Benvenuto nella linea erotica Apriti Sesso. Sei in linea con la più calda S che c'è. Il servizio è completamente gratuito. In cambio, le faremo ascoltare alcuni suggerimenti di pubblicità commerciali. Ora sceglierà la ragazza. Vuole parlare con Luana? Dica sì dopo il bip. Sì. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Chi sei? Sono Luca. Luca, che voce calda che hai. Da dove chiami? Da Sassari. Da Sassari, sei sardo. Io adoro i sardi. Senti, Luca, perché hai scelto di parlare con me? Luca? Sì. A te piacciono le donne brune o bionde? Non fa differenza. È indifferente. Io so. I tuoi denti sono perdenti? Se non li lavi con Omatofene, la nuova pasta dentifrice al burro di cacao, consigliata dall'associazione Denti. Luca? Sì. Scusami, ogni tanto c'è la pubblicità, ma tu non farci caso, io sono sempre calda e pronta per te. Che cosa stai facendo in questo momento? Mi sto toccando. Amore, mi piace da morire. Ehi, ciao, dove vai? Perché mi dai del tu? Diamoci del tè. Hai mai gustato il nuovo tè dell'angelo? Il tè con la rima, più lo bevi tu e più ti senti...
Ciarra! Luca, Luca, Luca. Sì. A che punto sei? Allora. Pronto? Pronto. Ma sei solo? Vuoi parlare dal vivo con Luciano Rispoli? Chiamali subito allo 0637 20 472. Ti rivelerà in diretta i segreti a luci rosse del tappeto volante. Luca, ti piacerebbe toccarmi tutta? Sì. Io sono pronta, sono qui che ti aspetto. Luca, ma tu come sei? Bruno? Sì. Sei il classico uomo caldo che a me piace tanto. Sì. Ti piacerebbe toccarmi tutta? Sì. Quanto? Luca, fai da solo perché è veramente pesante, cioè, non ce la... Scusami, Luana, però non ce la facevo. Mancio, allora, attenzione. Allora, vogliamo chiamare, scegli. Eccola. Linea erotica? Sì. Facciamo così, alla linea erotica gli passiamo un uomo, ci siamo sbagliati, e tu fai l'uomo erotico. Shh, attenzione. Ciao. Hai chiamato la lampo di Aladino. Strofina, strofina, e qualcosa uscirà. Se vuoi parlare con una delle nostre ragazze, di ragazza dopo il segnale acustico. Ripeto, se vuoi parlare con una delle ragazze, di ragazza dopo il segnale acustico. Ragazza? Bene. Vuoi parlare con Antonella, Moira, Flavia o Desiree? Desiree. Stiamo per passare la chiamata alla ragazza dei tuoi desideri. Attendere, prego. Attendere, prego. Pronto? Pronto? Buonasera, ripasso la ragazza, eh. Grazie. Prego. Pronto? Pronto? Ciao, con chi parlo? Sono Francesco. Ma con chi volevi parlare? Con Desiree. Ah, io sono Roberta. Roberta? Sì. Desiree, mi passi? È Desiree occupata al momento. Sì. Attendere, prego. Attendere, prego. Roberta, fare da soli. Grazie, Mancio! Attenzione! Allora, linea erotica dal vivo, esclusivo numero urbano, anonimato garantito, possibilità incontri. D'accordo? Questo è il telefono che solitamente squilla di più. Chissà com'è. Shh, aspetta, prima la musica, eh. A desert road from Vegas to nowhere. Pronto? 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 Sì, ciao. Ciao. Chi sei? Io sono Marco. E io sono Samantha. Ciao, Samantha. Ciao. Dove sei? Io sono a casa a Firenze. Tu invece? E io sono... Indovina, dove posso essere? Non lo so. In cucina, a stirare, che ne so. Dove preferiresti che fossi? Senti, spiegami un po' come funziona sta linea, dai, che è la prima volta che chiamo. Come funziona questa linea? Devi... Allora, puoi scegliere tre persone. E possiamo anche parlare in tre. Si collegheranno anche altri uomini, però. Ti interessa? Ma veramente degli uomini non è che mi interessi più di tanto, sai. Ma dai, può essere un bel gioco. Ma io sono un po' all'antica, sai. Preferisco le cose... Va bene, allora... Come sei tu? Ma sei all'antica come? No, all'antica nel senso che non mi piacciono. Quanti anni hai? Che non mi piacciono gli uomini, ho 40 anni. Ah, sei giovane.
tutti, lo so che sono giovane, ma sono all'antica, cioè non mi piacciono. Senti, come mai mi hai chiamato la prima volta che chiami questa linea erotica? Ma per curiosità, ho visto l'annuncio su un giornale qua di Firenze, ho detto, hai visto mai, vediamo un po' di che si tratta, e sono molto molto curioso, sai. Attenzione, sta per entrare in linea un'altra persona, se accetta, dica sì, dopo il segnale acustico. Sì. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Io sono Samantha. Che stavi sola a parlare? Veramente ero già in linea con un'altra persona. Non ci sta nessuno, si può parlare con me? Sì, parlo con te. Parliamo tutti insieme? Non c'è nessuno là? Ma arrivano solo Marco? Uomini? Arrivano solo uomini. Ah, c'è un altro ragazzo, pronto? Sì. Che testetto da fastidio me levo io, Pronto? Oh. Senti, do fastidio, io stacco, però quanto tempo c'è ancora? Pronto? Oh. Quanto tempo c'è ancora? Chi? Tu. E che lo domandi a me, scusa? No, perché non so, se tu stai facendo amore al telefono con la ragazza, bisogna vedere quanto tempo c'hai. Sì, vabbè, senti, con una voce come la tua forse Marco, mezzo, Marco, sì? Sono ancora Samantha. Senti, vuoi che ti passo una mia cara e calda amica, si chiama Betty? Ma sa, parla con me, parli con Marco, parli. Ah, Marco, riattacca il telefono. Ma dove l'ha trovato questo, scusa, Come? Scusa, perché la mamma, se capace al telefono, se capace a fare figo, Fallo di persona, va. Ma da dove chiami, da Viterbe? Ma fa lo scemo, fai? Se fa lo scemo? Ma io, casomai, sono scemo. Ha capito? Ascoltare un momento. Pronto? Che sta a fare? C'ha la mano occupata, bravo, Bravo. Pronto? Sì? È entrato un altro. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, chi sei? Stefano. Tu come ti chiami? Samantha. Ah, bellissimo nome. Cosa ti fa venire in mente, Samantha? Samantha Fox. Magari Fox, senti, Samantha, stai a parlare con me, mo chi è questo? Ma chi sei tu? Ma poi riattacca il telefono, stai a parlare con me, ragazza, Ma io anche pago. Sì, ho capito, però stai a parlare con me, ragazza, riattacca il telefono, no? Ma stai lì con te? No, sta a parlare con me, o sto pagando anch'io la telefonata erotica. Questa è una telefonata erotica dove tu puoi parlare con me e con Stefano e puoi parlare anche con un'altra persona, che in questo caso è un uomo, può essere una donna. Dai, parlatevi tra di voi. Io sono con te, però. Io sono con Samantha. Allora, ci stai a parlare io con Samantha, Mi sa che Samantha. Ma tu chi sei? Da dove chiamare? Perché siamo già in tre. Siamo in tanti. Ragazzi, siamo tre. Aspetta un attimo, riattaccate voi, stai a parlare prima io, Ma insomma, parlate tra di voi, siate amici, no? Io sono. Come stai nudo lei? Stai nudo? Io l'unico amico che ho si chiama Roberto. Io stavo in macchina prima, stavo nudo pure io. Io con Roberto già ho fatto una cosa in tre. Bravo, continua con Roberto. E lei si chiamava Sandra. E che cosa hai fatto con Roberto? Allora puoi parlare anche con lui. Pronto? Pronto? Samantha? Sì, pronto. Samantha? Sì, sono Samantha, chi sei? Siamo soli adesso? Ma credo di sì. No. Ah, chi sei? Senti, ti lascio con questo ragazzo, io gli attacco, ciao. Pronto? Oh, finalmente siamo soli. Scusa, ma non mi ricordo più chi sei. Sono Marco. Ah, sei Marco. Senti, pronto? Volevo parlare con Schicchi. Sto dicendo, telefonano solo uomini, sì, oppure anche donne, se no, sai, mi sarebbe pronto? Le vostre cavolate, ecco. Sì. Facciamo l'amore in tre. Sì. E vedi un po' come dobbiamo farlo. Vedi un po'? Io non ho problemi. Volevo parlare con Riccardo, comunque, se era possibile. Ma questa, scusa, è una linea erotica? Una linea erotica, dove sei? Sì? È una linea erotica provvisoria, è in funzione da poco, è sperimentale. Ti piacciono gli esperimenti? Moltissimo. Pronto? Sì, io ti sento. Chi sei? Io? Sì. Io sono Roberto, volevo parlare con Riccardo. Attenzione, adesso le passeremo la più grande pornostar d'Italia. E cominciamo subito con la prima telefonata, telefono rosso, l'annuncio è il seguente. Linea erotica dal vivo, no internazionale, uomo-donna non professionisti, puro piacere, richiesto anonimato, possibilità incontri. D'accordo? Dunque chiameranno quelli, questa gente qua. Attenzione. Eccolo.
Benvenuto nella linea erotica Pelle d'Oca. La linea erotica che vanta più tentativi di imitazione. Ma solo tu parlerai con l'originale. Ora devi dire, dopo il bip, la regione dalla quale chiami. Roma. Attendere, prego. Attendere, prego. Pronto? Pronto. Passiamo alla ragazza? Pronto? Pronto, sì. Attendo un attimo. La senta, lei ha più di 18 anni? Pronto? Pronto? Vieni qua, vieni qua. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Posso sapere il tuo nome? È un po' troppo, vuoi sapere? Hai ragione, sì. Senti, a te come... Se hai più di 18 anni, avrei fatto altre telefonate erotiche con Simona Tagli? Dissi dopo il segnale acustico. Non ho capito, con... Pronto? Sì. Senti, a te come piace una donna? Mora. Ah, io sono Mora, infatti. Senti... Io ho sentito Simona Tagli, però che c'entra? Io non lo so, non so dirti, è il nostro centralino. Senti, a te piacciono More? Un centralino confuso, eh? Può darsi, sì. Tu sei confuso? Io no. In osservanza alla legge, se hai più di 18 anni, con la mano libera premi i tasti 1 e 8 del tuo telefono. Ce l'ho tutte e due impegnate. Pronto? Da te in faccia. Grazie. Io... Scusate, però io mi sento male. Sacchiamo. Tutte e due impegnate. Che ti devo dire? Shh, chi è? Erotica, venite qua. Vieni qua. Vieni qua. Panicucci. Simona Tagli. Vieni qua, facciamo l'erotica in quattro. Signori, l'orgia. No, scherzo. Corri. Vai. Attenzione. Telefonata erotica, se volete una ragazza, dite sì dopo il segnale acustico. Sì. Attendere, prego. Attendere, prego. Operatore 41, attende. Ciao, pronto? 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 Ciao. Ciao. Sono Amanda. Con chi parlo? Con Mario. Con Mario. Mario? Sì? Sei solo? Sì. Ah. Mario? Sì? Scusa, Le mie amiche mi distraggono, è che siamo in tre. Capito. Noi siamo in tre qui. Ho capito. Ti va bene lo stesso? Mi va bene lo stesso. Oh, bene. Io sono Natalia. Ciao. Ti passo Wanda. Momento. Ciao, io sono Wanda. Ciao. Era tanto che ti aspettavo. Grazie. Non vedevo l'ora. Mi sentivo morire. Adesso va molto meglio. Mi sto riavendo. Sto riprendendo i sensi. Sai che non ci potevo credere. L'idea che tu potessi chiamare mi faceva un brivido sulla schiena. Oh, è in gioco, eh? Ma che sei amata? Ho capito, questo sarà proprio così. No, perché io mi chiedo, le persone a casa mentre guardavo il programma hanno cominciato a fare, si sono messi tutti in mutande. Pronto? Niente, quello attaccato e anche riposato qualcosa. Allora, ma hai sentito? Andavo bene. E tu mi vieni a dire a me che non ha mai tradito Fargetta? Mai! Allora, telefono arancione, primo annuncio. Incontra al telefono l'uomo o la donna dei tuoi sogni. Servizio serale e sperimentale. D'accordo? Chiameranno e cercheranno. D'accordo? Eccolo. Ah, così? Abbassiamo le luci. Questo che c'è? Stai calmo, malato. Benvenuti al servizio Anima Gemella. Specificate con voce forte e chiara se volete un uomo o una donna.
Ripetere, prego. Ripetere. Riattacco. E non rispondo. Allora, questo succede a chi fa le cose vere, come dico io, va bene, però un pochino si vergogneranno, perché voi immaginate di chiamare... Non... Ma che, si sono messi d'accordo ogni volta? Attenzione. Desiderate un uomo o una donna? Ditelo dopo il segnale acustico. Donna. Bene. Dite dopo il bip l'età. 27. Attendere, prego. Il computer la metterà in comunicazione con la persona che cercate. Pronto? 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 Allora, siamo, non ti nascondere, siamo in una trasmissione di telefoni e lei ha fatto squillare il telefono. Sono telefonata erotica, naturalmente telefono rosso, telefonata erotica, d'accordo? Tutte le persone che chiameranno qua cercheranno, naturalmente, eccolo qua, nuovo servizio erotico, donne calde. Da tutte le regioni d'Italia al costo di uno scatto solo la sera. Attenzione, è un po' tardi, ma è l'orario, penso, migliore. Ecco. Non ci... questa è una cosa incredibile, ragazzi, fa paura, eh. È quello che ci ha reso di più durante le puntate, perché chissà perché l'erotismo... Abbassiamo le luci e chiamiamo Laura Freddi e Alessia Merz. Veloci, forza! Attenzione, musica. Benvenuto nel nostro servizio erotico, labbra bagnate, labbra fortunate. Se vuoi parlare con una ragazza, pronuncia la regione preferita dopo il bip. Attendere, prego. Ciao, sono Deborah. Ciao. Come ti chiami? Angelo. Che bel nome, Angelo. E tu? Il mio è Deborah, ti piace? Bellissimo. Ma dove sei adesso? Io a Cassino. Al? Cassino. Ma dove? Sul letto? Dove? Ah, sul letto, sul letto. E che cosa stai facendo? Io mi tocco. Ti stai toccando? Sì. Lo sai che siamo in due? Sì. Ti piace? Ti stai toccando pure tu? Sì, ci stiamo toccando insieme. Ma tu ti stai toccando piano o forte? Per il momento piano. E poi? Oddio. Attenzione, telefono erotico con l'oroscopo. Ariete, fate in modo che quest'anno non ci siano fuori delle persone tortuitarie. Ci sei? Sì. Scusa, andiamo avanti. Con chi vuoi parlare? Con Deborah o con me? Senti, ma se mi avessi lì, che cosa vorresti? Cosa? Senti, fai da solo, bello! No, no! No, 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 no. Ma voi esagerate! Ma questo qui parlava con la voce... Ah. Sì, e mentre non aspettiamo... Ma ragazzi, voi dite dove sei, perdete tempo. Tu subito arrivi al sodo, lo so che sei abituata così, ma non puoi dire dove sei, sul letto. E che fai? Indovina un po'. Gioca a tombola? Ma può fantasticare, che ne sai, per forza si deve toccare. Scusa. Ah, sul letto, a mezzanotte, sai che sta facendo? Può guardare la televisione. Ah, può guardare la televisione. Però immagino che televisione guarda. Attenzione, se è sempre lui... Giù la luce.
Nuovo servizio erotico, donne calde da tutte le regioni d'Italia, al costo di uno scatto solo la sera. Attendere, prego. Pronto? Sono Deborah. Ciao, chi sei? Ciao. Che bella voce che hai, come ti chiami? Io sono Antonio, tu sei? Deborah. Ciao. Cosa stai facendo? Ma questo che cos'è, scusami? Che servizio è? Linea erotica. Hai chiamato tu? Ah. Non hai chiamato tu, scusa? Sì, io ho chiamato io. E che cosa volevi? Ah, vabbè, pensavo che era una chat line. Vabbè, questa è una chat line. No, non sento altre persone. No, siamo in due. Siamo Deborah e Samantha, che sono io. Ah, ok, grazie, ciao. Aspetta. Mannaggia miseria. Vieni qua. Vieni qua, mettiamo pure Giovanna così. Fai la voce da donna, eh. Attenzione, la voce da donna, eh. Shh. Attendere, prego. Attendere, prego. Ciao, sono Deborah. Ciao, Deborah. E tu chi sei? Io sono Mimmo. Io non sono da sola, sono con delle mie amiche. Okay. Ti vorrei far conoscere anche Giovanna. Ma come funziona questa linea? Ciao. Ciao, sono Giovanna. Cosa stai facendo? Raccontaci tutto. Giovanna, come funziona questa linea? Come funziona? È una chat line. E quanto costa? Uno scatto. Uno scatto al minuto? Sì. Non sembra vero questo scatto. Senti, io sono Giulia. Giulia? Dimmi. Che cosa stai facendo? Tu? Sto parlando con te. Sto a letto. Ah, stai a letto? E dormi? Secondo me dormo. Ma non lo so che cosa stai facendo. Sono stiso a letto. Ma ci sarà qualcosa che vorrai fare se non hai sonno? Continuo mai a parlare con voi. E allora parliamo. E dai. Pronto? Dimmi. Oh. E che cosa fai? Mi tocco. Ah, ti tocchi? Sì. Da tutte le parti? Allora sei toccato e continua a toccarti. Io... Va bene, vieni qua. Brava Giovanna! Brava Giovanna! E allora se dovessero chiamare facciamo l'ultima intanto. Allora, io ho notato una cosa, ho notato, è una cosa squallida, però è incredibile. 5 linee divertenti, telefonata erotica, boom, chiamano subito. Perché? Perché è molto divertente. Come mai? Perché sono calorosi. Come fare? Che vuoi fare? A quest'ora, eh? Perché vorranno sentire molto calore, molto affetto. Tu pensi di aver fatto successo perché dai molto calore? No. Alessia! No! No, io voglio dire una cosa, io Alessia, tanti la criticano, dicono Alessia si spoglia nuda, fa i calendari, fa le ste cose. Ragazzi, io l'ho vista, è una persona che realmente dovrebbe tieni, darsi all'Eros, avvicinati. Attenzione, shh, sei sempre lui. Pronto? Pronto? Sono Lucia. Mi chiamo Raffaele. Ciao Raffaele, come stai? Sto bene. Senti, sei solo? Sì, sono solo. Vai di fretta? No. Che cosa vuoi? Senti, ho letto il numero su... Ah, la telefonata erotica? Sì. Ma dove sei adesso? Io sono una cabina telefonica. In una cabina telefonica? Sì. Ciao, siamo in due, lo sai? Sì. Ti diverte? Come siete? Una rossa e una bionda. Ah.
molto formose. Ti piacciono le formose? Sì, a me sì, mi piacciono molto. Ciao, senti, siamo in tre. Come? Siamo in tre. Io mi chiamo Marcella. Come? Mi chiamo Marcella. Ah. Che cosa fai? Io sono alto 1,80 e c'ho... Basta, basta, basta. Bene, allora passiamo al terzo annuncio. Terzo annuncio, telefono giallo, Italian Beauty. Accompagnatori, offrisi di qualunque nazionalità, per donne veramente esigenti, eh? E ce ne sono molte, vero? Ecco. Si assicura discrezione e professionalità solo la sera. Accompagnatori per donne e viceversa. Italian Beauty. Vedremo cosa succede. Da questo momento il telefono è libero. Pronto? 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 Sì, buonasera signora. Buonasera. Senta, io ho letto sul giornale... Ah, sì, 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 sì. Può dirmi quanti anni ha, per favore? 32. 32. Il suo nome? Claudia. Claudia, allora, lei ha già accompagnato delle persone? Sì, ma non da queste parti. Okay. No, io cerco un accompagnatore. Sì, sì, no, non sto dicendo. Lei è già stata accompagnata da qualcuno? Sì. Ok, attenda un attimo, le passo la persona, vediamo se, se questa persona per lei è una persona così interessante, poi si mette d'accordo con noi, va bene? Va bene. Pronto? Pronto. Buonasera. Ciao. Ciao. Cercavi... Io sono Claudia. Ciao, io sono Alfiero. Alfiero? Alfiero, sì. E dov'è che... cioè, dov'è che ti posso trovare? La sera. Allora, scusami Alfiero, queste sono telefonate, signora? Sì. Non potete prendere accordi, devi solo conoscervi, poi se ti piace la persona vi faccio incontrare io tramite agenzia. Io vorrei sapere com'è questa persona. Sì, sì, no, però ok, va bene, prego. Fisicamente? Volevo sapere com'eri fisicamente. Sono... statura? Quanto sei alto? 1,52. 1,52. Vuoi sapere il peso? Vorrei sapere il peso. 84. Vabbè, io sono alta 1,70 m. Allora mi puoi guardare dall'alto in basso? Penso proprio di sì. Ma questo ti blocca? Io cerco un bell'uomo. Pronta? Pronto? Signora, le passo un'altra persona, mi scusi Alfiero, aspetta un attimo. Pronta? Pronto? Le passo Giovanni. Giovanni, la persona più alta. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Giovanni. Buonasera. Sì, buonasera. Senti, ti puoi descrivere fisicamente? Sono alto 1,98. 1,98, cioè? Sì. Vabbè. Vi interessa il peso? Sono 24 kg. Ma che cos'è, la corte dei miracoli questa? No, è perché insieme a quello di prima facciamo 102. 102 di che? Di chili. Ma non avete meglio da offrire qua? Aspetti un momento che... Pronto, le passo signora. La signorina. Sì, una signorina. Signora? Sì. Cioè, mi scusi, può dirmi quello che vuole, che cerca lei, così l'aiutiamo direttamente, sia gentile. Che altezza vuole lei, signora? Allora, io vorrei qualcuno che somiglia a Brad Pitt. Ok, un attimo, Brad Pitt, vabbè, insomma, biondino? Biondino, sì. 1,80 m. Sì, questo per cosa? 1,80 m biondo. Per fare cosa, signora? Per un weekend. Per un weekend, di quanti giorni? Il weekend dura 2 giorni. Ok, attendo un attimo. Le passo un signore che non è Brad Pitt, signora. Io capisco la sua scelta, però è biondo, è comunque alto 1,80 m e ha delle possibilità, è molto gentile e sono 2 volte che già fa uscite con signore. Prego. Pronto? Pronto. Eccomi. Sei somiglia a Brad Pitt? Me lo dicono tutti. Ah, mi fa piacere. E a che altre qualità hai? Cioè, sei gentile? Sì, molto. Educato? Sono molto gentile, molto educato. E io adesso non so, dobbiamo prendere accordi? Sì. E come vogliamo fare? Signora, mi scusi un attimo. Sì. Lei da dove chiama? Io chiamo da Gaeta.
Da Gaeta. Allora, signora, faccia una cosa. Dato che lei sta a Gaeta, no? Sì. Lei vuole uscire per fare l'amore con questa persona? Ma non è detto. Io posso anche uscire per scambiare due chiacchiere. Poi se la persona mi piace mi attizza. Ecco, se la attizza, attizza si dice a Roma, Gaeta non si dice attizza, sta telefonata, è una cazzata. Arrivederci e grazie. Grazie Tullio, grazie Riccardo.